Ciao a tutti, sono Davide Tumiotto, sono il personal trainer ufficiale del mensile Silhouette Donna. Siamo nel mese di aprile e l'ho trovato già in edicolo con il mio nuovo workout per avere una pancia piatta. Un workout che dura solamente 15 minuti e ci serve per rimodellare quello che è il nostro apparato addominali e per sentirci naturalmente meglio con noi stessi e stare meglio anche con gli altri. Allora partiamo, sono 7 esercizi, andiamo a lavorare tutto il core, dai retti addominali agli obliqui ai trasversi in diverse maniere con diverse tempistiche. Questo è il mensile, mi raccomando, lo trovate in edicola, ma sviluppiamo assieme quello che è il nostro workout di oggi. Allora partiamo direttamente qua così, attenzione, siamo giù, quindi siamo supini. Abbiamo la parte della schiena appoggiata, ok, tutta tenendo le gambe su con un angolo di 90 gradi. Andremo a fare 20 ripetizioni, li ripeterò per 3 circuiti e attenzione, per un circuito e l'altro avremo più o meno 15 secondi di recupero. Mani dietro la testa, pronti che partiamo? Forte gli addominali, dentro bene l'ombelico. Pronti? Andiamo, vai. 1, 2, ancora. 3, ancora, 4, vai, 5, 6, 7, 8, 9 e vai che ne facciamo altri 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dammi l'ultimo e stop, lentamente giù le gambe, ci rilassiamo 15 secondi e lo rifacciamo, altri 20 crunch, ok, crunch con le gambe su a squadra, fammi sempre dei respiri, dentro l'aria e fuori l'aria, mani dietro la testa, sali con la gamba destra e sinistra, butterai fuori l'aria quando sali, andiamo, 1 e 2 e 3 4, 5, dentro un belico 6, 7, 8, 9 e 10, ne mancano ancora 10, 10, 9, 8, 7, 6, dammi ancora 5, 5, 4, 3, 2, e stop, scendo giù lentamente, riposiamoci, abbiamo la terza serie e poi passiamo naturalmente all'esercizio successivo, ok? Mani dietro la testa, ci iniziamo a preparare, dai che mancano 5 secondi, 4, 3, 2, 1, andiamo, vai, 1, 2, naturalmente la testa è appoggiata sulle mani, vai ancora, sono al 5, 6, 7, 8, 9, 10, dai che ne mancano ancora 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dammi l'ultimo e stop. Per sollevarti, prendere le ginocchia e ti dare una spinta. Ok, allora, passiamo al secondo esercizio, un attimino più duro adesso. Abbiamo la plank. Cosa vuol dire? Siamo proni, quindi siamo con la pancia verso il pavimento e attenzione che il peso andrà anche sulle nostre spalle. Saranno 30 secondi di plank con un recupero di 15-20 secondi. Braccia larghezza spalle. Mi giro un po' verso di voi così mi vedrete un pochino meglio. Ok, qua così, allungo la gamba destra, pronti, e sinistra, stop. Risucchio l'ombelico, piccola retroversione delle anche verso il pube. Dai che lo teniamo, vai, 30 secondi da adesso. Respira, respira, respira. Mi raccomando, le spalle esattamente sopra i nostri polsi. Vai. Sono passati quasi 15 secondi, ancora. Tengo, 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 tengo.
Vai, forte, forte per gli addominali, forte per gli addominali. Dai che manca 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Appoggio il ginocchio, appoggio l'altro. Ok, rilassa un attimino le spalle. Perfetto. Attenzione che lo rifacciamo, questo lo rifacciamo due volte, quindi ne manca ancora una. Abbiamo un recupero di 15-20 secondi. Ci siamo che ripartiamo subito? Dai, 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 dai. E che ce la facciamo tranquillamente, pronta? Spalle sopra i polsi, allunga la gamba destra, sinistra e stop. Retroversione dell'anca. Vai, 30 secondini, tienilo, Tieni il collo dritto, io lo tengo girato verso di te perché così ti guardo. Forza. Dentro l'aria e fuori l'aria. Dentro l'aria e fuori l'aria. Forte gli addominali, forte, forte. Dai che mancano già 15 secondi. Vai, risucchia quell'obelico. Retroversione delle anche. Devi curvare verso il cielo la parte alta della schiena e invece portare l'anca verso il pavimento. Ora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Wow, sciogliti. Sciogliti, sciogliti, sciogliti. Ok, passiamo al terzo esercizio di questa routine di 7 esercizi. Attenzione, andiamo sempre a lavorare in maniera isometrica, vuol dire in contrazione da fermi, ok? Ma andiamo a usare le nostre gambe, quindi ce le portiamo su, appoggiamo giù la testa, attenzione, braccia a soffitto, fai un bel respiro, fuori l'aria, stop. Rimani con le spalle staccate dal pavimento, braccia lungo. Vado a lavorare con le gambe, quindi scambio mantenendo l'angolo di 90 gradi della gamba. Andiamo. 1, sono 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se senti la cervicale, mani dietro la testa. Vai, ancora. 1, 2, 3, spalle sollevate. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 20, stop. Ok, lo rifacciamo ancora una volta, ci facciamo sempre il nostro bel recupero. Attenzione che le spalle devono proprio essere sollevate. Il nostro corpo deve essere una barchetta, quindi solo la parte lombare centrale della schiena appoggiata al tappetino. Mani su, portami sulle gambe, pronti, fermo il respiro, fuori l'aria. Svuota la pancia dentro l'ombelico, andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e dammi ancora 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 20. Stop, ci alziamo su. Ok, allora. Il nostro quarto esercizio è bello tostarello, ma attenzione, si chiama mountain climb, magari tanti di voi già lo conoscono, ma è posizione di plank portando le ginocchia verso il gomito. Ok, attenzione, stesso ginocchio corrisponde allo stesso braccio, quindi lato destro, lato sinistro. Attenzione, sono 12-14, come ne fate 14, ok? Attenzione, primo giro, andiamo? Poi attenzione, secondo giro, vedrai che qualcosa cambierà. Allora, ci mettiamo in posizione di plank, fammi un bel respiro, spalle lontano dalle orecchie, dentro l'obelico, posizione di plank, stop. Andiamo col ginocchio destro verso il gomito destro e viceversa, 14 volte, andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, stop. Io lo so che potresti sentire i polsi quando siamo in plank, quindi snodo i polsi. Attenzione, lo rifacciamo, ci facciamo il nostro recupero, ma incrocerò ora le ginocchia, quindi ginocchio destro corrisponde al gomito sinistro, ok? Io mi giro direttamente verso di voi, così potrete vedere anche l'incrocio. Pronti, andiamo? 3, 2, 1, posizione di plank. Andiamo con me,
incrocio 1, 2, 3, porti quegli addominali, 4, 5, risulti l'ombelico, 6, 7, 8, 9, 10, ne manca 4, 1, 2, 3 e 4, bravissime, bravissime, sciogli, 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 forte, forte, forte. Ok, intanto passiamo al nostro quinto esercizio, attenzione che si abbina al sesto esercizio. Il nostro quinto esercizio è il criss cross. Rimango in questa posizione così mi vedrai meglio. Le gambe sono su tensione, gomito destro verso il ginocchio sinistro e viceversa, senza appoggiare le spalle al pavimento. Ok? Si abbina a quello che è il nostro sesto esercizio, che sarà su, tengo il busto isometrico, gli addominali crunch sempre naturalmente bello teso, e saranno 20 volte solo gambe. Ok? Ok? E questo è anche un esercizio del Pilates, sia criss-cross che l'allungamento delle gambe. Andiamo? Totale è 40, 20 più 20, quindi fortissimo la tenuta addominale. Giù. Occhio che si rifà poi due volte, una seconda volta. Mani dietro. 3, 2, 1. Andiamo lento. 1, 2, 3, 4, 5. Se poi siamo bravissimi, quando la gamba è tesa, tira forte il piede a martello, quindi spinge il tallone. Ok, ancora andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 20. Stop. Braccia lunghe se vuoi, solo gambe. 1, 2, 3 e porto il ginocchio più vicino che posso al busto. Vai. 5, 6, se ti fa male la cervicale vai indietro. Ancora. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Stop, ci riposiamo. Wow, mi raccomando, se senti il collo, le mani vanno sempre dietro la testa, che devono reggerla, ok? Ma non devono mai spingerla. Ci siamo, ce lo rifacciamo, ti va? Sì, con calma. Mi raccomando, non devi avere fretta, vai tranquillissima. Ci siamo già riposati abbastanza? Ok, siamo qua. Mi raccomando, risucchio sempre l'ombelico, la base del Pilates. Faccio un bel respiro, salgo. Andiamo, si va, andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e mancano ancora 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ti fermi un attimo, allunghi le braccia, andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, dentro l'ombelico solleva le spalle, 7, vai 8 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Wow, stop, bravissime, per alzarci sempre sollevi le gambe e ti aiuti sempre con le gambe, così non prendi quel contraccolpo sulla schiena. Allora, siamo al settimo esercizio ed è l'ultimo, abbiamo il plank side, attenzione, side alternato con la spinta del braccio verso l'alto, questo è impegnativo, ok? Io mi metto da questo lato, così mi vedrai meglio, qua così, tensione, le gambe divaricate, sto in equilibrio sul braccio sinistro e allungherò il braccio destro, ok? Vedi le gambe che sono spalzate? Ritorno in plank e farò l'altro. Ok? Pronti che lo facciamo? Si va? Sì? Ok. Via qua. Totale 10, ok? Con destra e sinistra contato 1, 2.
farmi un bel respiro, allunga le gambe, posizione di plank, risucchio l'ombelico, ok, progressione dell'altra chiampa, 1 e torno, 2 e torno, 3 e torno, 4, forte l'ombelico, 5, siamo a metà, vai, 6, andiamo, 7, andiamo, 8, andiamo, forte gli addominali, 9, e 10, e stop. Allora, ci siamo fatti tutto il nostro bel workout dedicato alla pancia piatta per sentirci meglio con noi stessi e anche assieme a tutti gli altri. Il nostro obiettivo pancia piatta realizzato. Naturalmente ora cosa potresti fare? Aspettare un attimo, bere un sorsino d'acqua e te lo rifai da capo. Così viene un bel workout, bello potente. Anche solo 15 minuti fatti tutti i giorni, così avremo un risultato di pancia piatta e addominali anche visibili, ok? Ti mando un bacio, mi raccomando, occhio che in edicola troverai Silhouette Donna con questo workout descritto direttamente da me, sono Davide Tugnato, personal trainer ufficiale del settimanale Silhouette Donna. Ciao, alla prossima!